Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per questo nuovo tutorial. Nel tutorial di oggi, finalmente, dopo aver ascoltato le tracce che ci sono arrivate, appunto quelle dell'Holiday Mix, siamo finalmente pronti per andare a vedere come abbiamo lavorato noi all'interno del nostro mix. Ma prima di farlo, partiamo da quelle che sono delle buone pratiche per approcciarci a quello che è l'ascolto di una traccia che, ad esempio, ci arriva e che non abbiamo fatto noi. Il suggerimento è sempre quello di ascoltare prima per intero tutta la nostra traccia, o meglio la traccia che ci è arrivata, dopodiché andare ad ascoltare le singole parti se si ha la possibilità. In questo caso non dovevamo fare il master di un'unica traccia, dovevamo fare un mix e quindi valeva la pena di andare ad ascoltare le singole parti della nostra traccia. Ad ascoltare le singole parti della traccia ci si accorge che ci sono dei punti in cui, ad esempio, c'erano delle esecuzioni che meritavano un pochino più di risalto rispetto ad altre. E come abbiamo già avuto modo appunto di squisire appunto nei tutorial precedenti, lì si poteva giocare con i volumi, con le automazioni dei volumi. La seconda parte sarebbe dovuta essere, o comunque anche per il futuro, questo vale anche naturalmente per il futuro, andare a vedere quali sono i punti critici, cioè quegli strumenti che ad un ascolto generale della traccia vanno a scomparire. Bisognava andare a lavorare quelle parti. Quando si dice andare a lavorare quelle parti, come possiamo dire, sarebbe meglio, e il consiglio è quello di andare a lavorare con strumenti, quindi come se stessimo lavorando effettivamente su mixer analogico, anche perché i mixer fondamentalmente sono stati studiati per poter lavorare il suono in una determinata direzione. Dopo sono arrivati i plugin. A volte ci sono dei plugin che possono non sembrare delle channel strip e possono non avere tutte le funzioni della channel strip. Questo non significa che non possiamo avere comunque un buon suono di partenza, ma non è neanche detto che quel plugin ci faccia poi arrivare al nostro obiettivo, e cioè avere un suono che convinca. Se poi deve convincere noi, prima di tutto, allora è un altro discorso, quel plugin andrà benissimo. Ma se quel suono deve comunque convincere anche un ascoltatore, o deve convincere un ascoltatore attento, un ascoltatore che conosce il genere, allora il discorso naturalmente si sposta. Bisogna comunque raggiungere, per così dire, uno standard, avvicinarsi il più possibile a quello che è appunto uno standard. Fatta quindi questa piccola precisazione, io direi che ci possiamo spostare all'interno del software e andare a vedere come noi abbiamo lavorato la nostra traccia, e magari possiamo darvi anche qualche suggerimento per poter, per così dire, far emergere i vostri suoni, o piuttosto, anche se ne avrete piacere, qualche suggerimento sui plugin che abbiamo utilizzato, che magari potete ritenere, per così dire, interessanti per il vostro flusso di lavoro. E siamo all'interno del nostro mix. Come potete vedere, far diventare una decina di tracce, una quindicina di tracce, 48 tracce è veramente un attimo. E fare diventare poi dall'altra parte, quindi andando a fare, per così dire, un minimo di raccolta. Io in questo mix ho voluto raccogliere, diciamo, quelli che sono le mandate da questa parte del mix, tra virgolette, per differenziare, per fare in modo che comunque i passaggi possano essere compresi. Ma vedrete che dall'altra parte ci sono altrettanti passaggi che potevano essere fatti qua in send, ma che sono stati fatti sfruttando gli aux o i punti di inserimento. Per cui passiamo quindi dalla parte della channel strip, lasciamo soltanto la nostra linea di masterativa. Allora, la parte più ostica in assoluto è stata quella della gran cassa. Era difficile effettivamente nel mix far uscire la gran cassa. Allora, andiamo a togliere quelli che sono tutti gli effetti, lasciamo semplicemente la gran cassa attiva e la andiamo ad ascoltare. Quindi questa era la gran cassa in flat, come quando è arrivata. Ok, abbastanza scarica, una, un,
comunque un suono molto sgonfio, per così dire. L'andiamo ad ascoltare adesso che sta entrando anche nei send e andiamo a vedere come è stata scolpita. Allora, in prima battuta abbiamo già, come abbiamo parlato prima, abbiamo usato l'SSL e il 4000 serie dell'SSL appunto. Come siamo andati ad agire? Fondamentalmente la gran cassa ha dei punti in cui, per così dire, che si prestano. Ormai, insomma, tenete presente che parliamo della gran cassa, ma poi ogni strumento ha i suoi punti, chiamiamoli punti di lavoro. Siamo andati a tagliare sotto i 70 Hz per, tra virgolette, non lasciare tutta quella che era la sporcizia o la coda della gran cassa sotto appunto quella data soglia. Molti lasciano, ad esempio, nelle parti alte lasciano anche tutta la banda alta. Io invece proprio con i filtri vado proprio a tagliare, ad esempio sopra i 12 taglio completamente anche la gran cassa. Una compressione, quindi una compressione importante con una release molto veloce, in modo da dare proprio subito spunto e fare in modo che il compressore si apra nuovamente e sia pronto per il prossimo colpo di gran cassa. Per così dire, scolpire la mia gran cassa, ho inserito un gate, quindi sono andato a tagliarmi tutte quelle parti di low end della gran cassa che non mi servivano fondamentalmente nel mix. Dopodiché ho tolto leggermente, perché la gran cassa aveva molto spinte intorno agli 80-90 Hz, ho levato quello che era il cartone intorno ai 200 Hz. Dopodiché abbiamo dato una leggera spinta fra i 3 e i 5000, perché comunque parte della presenza della gran cassa è là, con una curva decisamente anche, con una Q decisamente anche non ampissima, però decisamente larga. Dopodiché anche là dai 5000 uno shelving e siamo andati a tirare dai 5000 in su. Sono andato a tagliare nel passabasso 12000, perché ritengo che sopra quella soglia fondamentalmente non ci sia più nulla. L'andiamo a sentire con e senza. Ok, sentite proprio, c'è una nettissima differenza, pur rimanendo comunque il volume identico. Quando abbiamo parlato di volumi, vi ricorderete che vi ho detto che il plugin deve avere la possibilità in ingresso di far entrare il suono. Lo andate a regolare, perché quando voi date gain, ad esempio con l'equalizzatore, date dB, quindi aumentate, state arricchendo il suono e quindi il suono prende volume. Quando usate il compressore e andate a con una ratio importante e con la threshold andate poi a lavorare, ci sono dei compressori, come in questo stadio, che lavorano con un make up, quindi un gain che riduce la differenza tra il picco più basso e il picco più alto, quindi va a spingere i picchi più bassi. Quindi è vero che il suono si amalgama, ma è anche vero che il suono comincia a crescere. Ok? Un'altra cosa importante è quando andate a dare un'equalizzazione sulle frequenze basse. Le frequenze basse hanno un'energia maggiore rispetto alle frequenze alte, per cui lì andare, per così dire, a sfiorare quello che è il limite massimo della vostra DAW è molto semplice. Dare qualche dB di troppo sui 100 Hz, in un attimo si rischia di gonfiare parecchio quella che è appunto la risposta dei vostri V-meter. Andiamo a vedere con cos'altro siamo andati a lavorare all'interno di questa cassa. Il secondo plugin, quindi, primo plugin, siamo andati a scolpire con una classica channel strip analogica, quindi siamo andati a fare il suono della nostra gran cassa sulla channel strip analogica. Dopodiché dobbiamo arricchire di tutta una serie di dettagli che avremmo avuto nel mondo analogico molto più presenti, ma che non abbiamo nel mondo del digitale, o meglio, che dobbiamo cercare di rafforzare, passatemi adesso il termine. Per cui andiamo a dare, ad esempio, un po' di saturazione in più. Ok? Qui non vi faccio l'on e l'off, perché bisogna avere un'educazione all'orecchio per andare a capire
cosa esattamente cambia nel suolo? Rischiereste, ve lo faccio sentire, ma sono sicuro che tra conversione e compressione da YouTube, sono sicuro che qui, anche perché l'ascolto, un'altra cosa fondamentale, l'ascolto per le micro variazioni va fatto sui monitor, ma quando missate il mix sarebbe meglio farlo con due casse normali. O meglio, passatemi il termine, due casse normali significa due casse che non siano prevalentemente monitor, ok? Diciamo che io ad esempio ho due casse dell'AIVA che sono collegati a un preamplificatore da 40 watt per due, faccio il mix, parte del mix lo faccio su quelle casse, quando poi devo fare delle micro variazioni, delle piccolissime variazioni, devo sentire proprio il vento che si sposta fra le frequenze, per così dire, adesso passatemi questo termine, allora mi sposto sui monitor. Cerco di, anche quando mi sposto con i monitor, di avere la minor differenza possibile in termini di suono. Nel senso che, sì, sicuramente sull'AIVA suonerà in modo, tra virgolette, più casalingo. Quando mi sposto sui monitor cercherò di usare il monitor sì per andare ad ascoltare proprio al microscopio, ma senza avere grosse comunque variazioni, quindi un volume sempre, per così dire, ormai lo sappiamo, l'abbiamo letto veramente dappertutto, come se si stesse facendo una conversazione con un'altra persona, non troppo alto, non troppo basso, però un volume moderato, esattamente lo stesso volume con cui probabilmente state ascoltando voi questo tutorial. Quindi vi faccio sentire con e senza. La differenza qui la andate a sentire soprattutto fra le medio-alte. Ok, tra i 1000, 1000, 2000, 3000, l'andate a sentire lì, e qualcosa anche l'andate a sentire dai 4 o 5 in su. Io ne ho dato veramente pochissimo, sono andato, cos'è successo? Si ruota la manopola finché non andate a sentire dove volete agire, dopodiché dovete portare giù e poi fare on off, come spesso abbiamo parlato, e andare a ridurre il gap il più possibile, proprio per non cadere in quel famoso discorso che più suona forte più ci sembra bello. No, se suona forte e c'è troppo distacco tra l'on off, significa che stiamo dando troppo gain, troppo guadagno, ed essendo questo un plugin che fondamentalmente arricchisce, perché riempie anche la saturazione e poi riempie le armoniche, cerchiamo di tenerci leggermente più parchi. L'ultimo VST che abbiamo utilizzato, che adesso andiamo a staccare, è il Maserati, il DRM, straconosciuto, non è un segreto, anche qui potete notare l'output a togliere, lavora a togliere. Io spero che questo messaggio passi, perché quando a volte vi chiedi progetti, non è soltanto perché, a volte io nelle chat Telegram vi chiedo di condividere il vostro progetto, perché sono curioso di andare a vedere come l'avete trattato, per capire anche eventualmente se io ho sentito qualcosa in quel progetto, se effettivamente ho sentito bene. E avete l'abitudine di aumentare, ma mai di abbassare. Ok? Sentiamo la differenza con e senza il Maserati. Vedete come diventa più rotondo il suono? Diventa un pochino più pieno e rotondo. Ok? Per cui, poteva bastarci soltanto questa linea di cassa e l'andiamo a sentire tutta completa? Apparentemente sì. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una parallela, questa volta attivando un aux, una parallela a fianco alla gran cassa. Perché? Perché nonostante adesso la sentiate, si senta bene nitida, nel mix non usciva ancora. Quindi siamo andati a fare una parallela direttamente qui, dalla parte della channel strip, sulla gran cassa, e ve la faccio sentire.